Signori, benvenuti in una nuova puntata della Project Ozone 3. Allora, ragazzi, nella scorsa puntata siamo andati un po' avanti con armature, crafting e cose del genere. Tra l'altro, abbiamo fatto anche la bellissima, ma che dico bella, bellissimissima Wand of Animation. E ovviamente le abbiamo messo Mending, perché noi, ovviamente, dobbiamo averla il più possibile con noi. In realtà, c'è tutto un procedimento strano che ci permette di ripararla, ma. Ovviamente noi avendo Mending, giusto 367, quindi penso che mi bastino. E ovviamente siamo andati avanti anche nelle armature off camera. Siamo arrivati all'Abyssalnite Armor. Abyssalnite Armor che per procedere, diciamo, nei prossimi step delle armature, ci serve andare avanti nella Abyssalcraft. Abyssalcraft che io andare avanti, oioi, bisogna iniziare l'Abyssalcraft, non andare avanti. E io la Abyssalcraft non ho la più pallida idea di che co come funzioni, come si va avanti, che cosa devo fare, che cosa devo craftare, eccetera, eccetera. Quindi non ho assolutamente idea di come funga. E tutto ciò è abbastanza bello e curioso, diciamo. Allora, innanzitutto io vorrei fare il building. Non c'è il build. Ah, eccolo qua, il building gadget. In realtà non so se ce l'ho già. No, c'ho l'exchanging gadget. Vabbè, noi abbiamo il building gadget. E mettiamo questo coso a caricare. Oh, The Ghast Queen. Ok, ci piazziamo qui. E con. Com'è che aprivo il menu di questo coso? Mo' adesso. Category. Building. Ok. Dovrebbe essere questo. Connetterà al setting menu. G. Ma proprio c'è un altro pulsante, non c'era. Ok, quindi surface place on top range, aumentiamo il range. E ovviamente dobbiamo mettere un blocco, se non sbaglio. Facciamo così, horizontal wall, proviamo a fare questo. Ok, questo va un po' meglio, però il problema è che non è completamente centrato. Quindi se noi facciamo così, così di un altro blocco, oh, bella, quasi, quasi, vabbè, un 15x15, per quello è così. Ma non è un problema, per ora ci accontentiamo di questo. Ok, l'Abyssalcraft che però mi fa partire Wasteland Necronomicon. Ah, da qui, Staff of Re, Dull Crystal. Ah, Angelo si chiamava. Fanculo, io stavo già andando. Ok, quindi Dull Crystal. Dull Crystal. Come cacchio si fa nel Dull Crystal? Sì, chiudi. Andiamo a vedere subito. Sperando di aver fatto già la ricerca. Il Dull Crystal. Che palle, dai. No, non ci posso credere, Lordcraft. Mamma mia. Devo fare la ricerca del Cassius. Dov'è? Ah, meno male che almeno si può. Ce l'ho già pronta per essere ricercata. Quindi abbiamo cercato la ricerca oscura, Dark. Ora possiamo fare i Dull Crystal. Perfetto. Quindi, dopo aver fatto il Dull Crystal, dovrebbe averci liberato il Necronomicon. Oh, finalmente. Quindi adesso possiamo iniziare veramente con la Abyssalcraft. Abyssalcraft che ci fa fare questo Necronomicon. Ok, eccolo qua. Necronomicon. Che si fa per l'appunto con 2 di ferro, 5 di Dull Crystal, una Rotten Flesh e un libro. Dovrei avere tutto, quindi non è un problema assolutamente. Ok, quindi Necronomicon. Perfetto, qua almeno penso ci sia Corallium Ore. Ah, quindi dovevamo cercare il Corallium. Abyssalnite Ore e Shadow Mobs, ma presumo che comunque queste cose si fanno in qualche posto dell'Abyssalcraft. Può essere, perché Shoggoth Biomass. Usato per spawnare gli Shoggoth, Lesser Shoggoth. Questo dovrebbe essere praticamente l'inizio della mod del libro.
Forbidden Knowledge. Abbiamo parecchie cose bloccate a quanto vero, quindi probabilmente piano piano ce le sblocca. Abyssalcraft è una mod che tramite questo libro verrete guidati tramite questo libro, che è molto incentrata nell'esplorazione, con quattro dimensioni che possiamo esplorare. La dimensione bisogna raggiungerla tramite un The Gateway Keys, quindi ci saranno delle chiavi da dover fare o comunque da dover trovare, che sono delle chiavi create designate per creare per l'appunto il portale che ci porta nelle dimensioni nuove, diciamo. La quarta dimensione viene raggiunta cadendo dalla terza. Allora, l'Overworld praticamente ha 6 nuovi biomi. Ovviamente noi ci troviamo nella Sky Factory, quindi nella Project Ozone 3, quindi non abbiamo i biomi, diciamo, della Darkland. Oltre alle esplorazioni, la Abyssalcraft introduce ovviamente il suo tipo di magia, cioè la sua magia. A parte la magia e l'esplorazione, ci sono anche delle macchine che ci possono aiutare per trasmutare, cristallizzare e materializzare degli oggetti. Allora, per poter raggiungere le Abyssal Wasteland bisogna craftare la Gateway Key, quindi questa mi serve. Right click on the ground to create a portal, quindi vuole 2 Blaze Rod, 2 Corallium Pearl e un Oblivion Catalyst. Corallium Pearl si ottiene, sì, non mi rifreghi, non sono così deficiente, dal Corallium Infused Ore, che si ottiene dal Corallium. Allora, vediamo se Corallium. Ok, ho la Corallium Gem che posso utilizzare per fare il Corallium Gem Cluster, che posso utilizzare per poter fare l'Infused Ore. Ecco qua, Corallium Infused Stone. Quindi andiamo a cuocerlo qui dentro, perché ci permette di raddoppiare gli ore, e abbiamo la Corallium Pearl, giusto? Ci serve l'Oblivion Catalyst, quindi un Necronomicon Ritual. Cazzarola, e questo? Vediamo se ci dice qualcosa qui. Bisogna creare un altare. Possiamo utilizzare 8 materiali diversi per poterlo fare, e bisogna posizionarli così. Ok, quindi vuole uno qui, poi così, 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 così e così. E se io dovessi cliccare così, mi dà l'altare. Perfetto, quindi molto molto semplice da fare. Ok, quindi ci servono delle statue piazzate nel Shoggoth Monolith. Allora ragazzi, io non ho manco controllato sinceramente come si facesse il crafting di questi oggetti, presumendo per assurdo, non so per quale motivo, che questi si ottenessero dai mob. Cioè, le Shadow Gem sì, si ottengono dai mob in teoria, però noi le otteniamo dalle loot bag, quindi non abbiamo assolutamente bisogno di andare a prenderle comunque dai mob. Quindi ci servono 4 di queste Shard of Oblivion. Queste si fanno con la Transmutation Gem, che si fa tramite una Corallium Pearl. Cazzo, le Corallium Pearl, non sa, Perd. Ne ho 2, però me ne servono un altro po', perché dobbiamo fare, purtroppo, quelle 2 ci servono per altro. Ah, vedete, questo Shoggoth Biomass è quello che mi fa spawnare i mob di questa mod. Quindi la Transmutation Gem, proviamo a vedere ora per curiosità, senza farla comunque. Shoggoth Biomass, ecco qua. In teoria è abbastanza semplice, io potrei anche farla. Mi ho fatto la Shoggoth Biomass, purtroppo ragazzi io non conosco questa mod, quindi purtroppo devo andare a tentativi ed errori. Allora, lo lasciamo lì, tanto per il momento non mi crea nessun tipo di problema. Quindi, cosa stiamo facendo noi? Noi stiamo facendo la Transmutation Gem, qualcosa del genere, ok. 2 diamanti, 4 blaze e 2 underpearl. Cos'è quello schifidors?
Aspetta, lo voglio catturare. Lo voglio catturare per poi ucciderne miliardi. Così posso anche evitare di farne spawnare 20 miliardi. Facciamo mob imprisonment tool. Ora, io non so se escono solo quei mob, però io farei qualche altra di queste. Giusto, perso un attimo di vista dov'ero. Ok. Tu quanti danni mi fai? Sei da solo? No, siete in due. Mi lanci le slime. Posso catturare? Non ti posso catturare. No, non cadere! No! Ma sei serio? Ah, meno male, respawni abbastanza in fretta. Cosa mi dai? Shoggoth Flash. Inferium Essence, vabbè, questo è tipico dei mob. E come vedete, spreada il merda. Quindi evitiamo di farlo arrivare qua. Allora, purtroppo però, a quanto ho visto, non si può catturare. Ah, ecco le statue. Qui devo fare tanto di quel biomassa di merda, piazzarcelo così. È un po' una rottura di balle. Però strano che, sì, in effetti devo farne un pochettino. Allora, sono riuscito a fare 8 monolith stone. Riguardiamo qui. Quindi, placed on Shoggoth Monolith. Ah, ma queste sono per decorazione, cioè non servono a niente. Ma scusa, ma allora dove le trovo io le statue? Perché nella Lost City non c'è, non ce ne sono. Presumo anche nella Landia che non ci siano. Posso anche farci un salto, ma ne dubito. Aspetta, che idiota! Che cazzo non ci ho pensato! Porca puttana! Ma io sono deficiente, ma porca, ma... Cioè io veramente non... Boh. L'ho fatta nella scorsa puntata per niente, per averla nell'inventario, così. Allora, vieni qua un attimo. Sperando che non mi sia... Muori. Oh, e dai, non rompete il coglione. Dai, levati. Levati. A te non ti posso... Ok, non ti posso... Ma quello potevo anche capirlo. Però a te sì. Oh, sì. Tu muori, muori, muori male. Muori, muori. Via. Sparisci. Sparisci, proprio sparisci dalla mia vista. Ragazzi, mentre farmavo le Monolith Stone con ovviamente l'essenza, il Mob Duplicator, grazie alla bellissima Wand of Animation, adesso vi faccio vedere giusto quante ne ho. Ne ho 1600, quindi va più che bene. E ho fatto, diciamo, ho finito di fare questi piloni qua perché qui c'era il cavo, non so se ve lo ricordate bene, che scendeva verticale, era abbastanza brutto, quindi ho deciso di, nel frattempo, di praticamente fare queste cose estetiche, così almeno mi farmava il più possibile Monolith Stone. Da qua ho tolto la Botania e l'ho spostata qua. Ovviamente il portale degli elfi è chiuso, quindi non è che sta lì a fare, cioè aperto a consumarmi mana, ma ho deciso di neanche di riaprirlo, comunque di fare mana per poterlo riaprire. Non avevo voglia, sinceramente, non sarebbe servito a niente, ragazzi, perché tanto si trattava di lasciarlo aperto così per bellezza, no. Non mi piace fare le cose per bellezza. Allora, qui abbiamo lo stesso impianto che abbiamo visto prima, cioè abbiamo visto nella scorsa puntata. In più c'è l'aggiunta degli analog crafter che mi fanno tramite l'essenza della stone, l'essenza del, ve sì, del vetro, del legno, l'oak wood e la stone. Quindi adesso abbiamo un bel po' di stone e un bel po' di wood senza che noi veniamo e la mettiamo manualmente. Qui ovviamente l'impianto è praticamente uguale, dove c'è un ender chest che praticamente mi manda le cose in automatico a casa. Quindi la living stone e la living wood. E il Living Wood non dovrebbe essere più un problema. Allora, solo che il nostro problema adesso rimane la bellissima e un po' difficile Abyssal Craft. Dico bellissima perché la mele mod dove si va ad esplorare mi piacciono un botto. Tipo la Twilight Craft,
che ha anche un senso, una lore, ma diciamo che un po' divaga ogni tanto. Comunque abbiamo la bellissima Monolith Stone. Con la Monolith Stone si possono fare vari crafting, tra cui il Sacrificial Altar, che ci serve per l'appunto per poter sacrificare dei mob, credo, per poter ottenere per l'appunto dei punti energia della mod. Quindi, per poter, diciamo, riuscire a fare questo sacrificio, diciamo, come possiamo fare? Perché potrei mettere effettivamente. Ma perché dovrei utilizzare? Sì, possiamo utilizzare tipo un Resturbed Mob Spawner. Puoi utilizzare magari non del glass perché sarebbe una cosa abbastanza idiota, ma vorrei utilizzare della cobblestone così da fare una stanza in modo che riusciamo comunque a poter farmare degli zombie o comunque dei punti energia. Mi serve anche il libro probabilmente perché il libro è un accumulatore di punti energia, quindi facciamo Abyssal Craft così riusciamo a vedere subito dov'è il libro, eccolo qui, e andiamo di nuovo nella nostra piattaforma, anche se è occupata da questo altare qui e un po' mi rode il cazzo. Allora qui ci piazziamo l'altare. E qua lo zombie spawner, che in teoria dovrebbe always on, no, redstone on, per favore, grazie. Andiamo a attivare il tutto, il libro lo mettiamo qui e vediamo se. Zombie? Ah sì, always on. Vediamo se spawnano, ma dovrebbero spawnare. Ah, probabilmente allora, facciamo così, tu dovresti essere attivo. Dovrebbero emettere tipo una sorta di fumo le creature che io dovrei uccidere per poter ottenere dell'energia, ma non ha molto senso, sinceramente. E questi zombie non emettono nessun tipo di fumo. A meno che non voglia una vera e propria. Elevati! Una vera e propria creatura vivente. Quindi andiamo a fare così. Ok. Vediamo se. No, infatti non mi ha dato nessun tipo di. Sì. Allora, però io voglio sapere una cosa, allora. Una cosa molto interessante. Se devo essere per forza io a ucciderli, oppure se può essere un grinder. Perché se può essere anche un grinder. Allora la cosa è risolta perché posso automatizzare la produzione di energia. Quindi Grindr. Allora io più che altro vorrei sapere se questa cosa, cioè questo pedestal, diciamo, abbia un range oppure no. Per il momento dammelo. Me lo piazzo. Qua ti piazzo, qua dietro ti piazzo il Grindr. Fai vedere. 32, quindi ci arriva. Oh, perfetto. Ok, ragazzi, abbiamo l'energia necessaria per fare il primo rituale. Qua ci dice, innanzitutto, che il posto può essere qualsiasi posto, diciamo, qualsiasi dimensione va bene. E ovviamente abbiamo bisogno di 300 PE per l'energia. Ok, non ci dice che vuole un sacrificio, perché alcuni. Ah, eccolo qua, vedete, qua sotto ve lo scrive, Sacrifice Required, quindi praticamente alcuni crafting avranno bisogno del sacrificio di un mob, di qualcosa comunque sia. Proviamo a fare il primo crafting della mod. Sono un po' preoccupato perché non so se effettivamente gli oggetti vadano messi così, cioè nel senso abbiano un ordine ben preciso, oppure se. Per forza di cose bisogna metterli nell'ordine anche in un ordine casuale. Mettiamo questo qua e poi cosa devo fare? Ma aspetta, forse. Ah, ecco che okay. Non vedevo le particelle. Oh, abbiamo la transmutation. Sì, tablet, ma magari la Transmutation Gem. This item can alter pro. Oh, non dare fuoco alla mia zona.
Questo oggetto può alterare le proprietà di altri materiali, ovvero State Transformer. Transformers, na 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 na. Energy Depositioner. Transmutator, mi stavo per affogare. E questo può cucinare 50 oggetti nel transmutation. Come transmutator. Poi abbiamo. Ah sì, per fare le chiavi va bene. Ma presumo che poi più avanti avremo delle statue per poter fare dell'energia. Quindi, quanta energia mi ha raccolto? 52, mica, ti sei sprecato proprio. Cioè, contando che poi me ne è avanzato tipo 30. Un po' uno schifo. Vabbè, abbiamo la Transmutation Gem. Possiamo claimare. Qua abbiamo fatto la Shoggoth Biomass. E qua. Le statue have lesser Shoggoth move around and they start constructing monolith with statue. No, sono deficiente. Porca tro. Ma perché cavolo non ci ho pensato? Non ho letto il quest. Per una volta che mi dà un'informazione il questbook, non l'ho letta. Cioè, ma dimmi te, ma porca miseria. Ma quanto puoi essere stronzo? Cioè, ma. No, non è possibile. No, mi stai prendendo per il culo. Ok, un muro alto 4 dovrebbe bastare. In teoria. Non dovrebbero riuscire a scavalcarlo. The Last Famous World. Ok, buttiamo tipo uno qui. Uno qui. Anzi, facciamo così. No, non funge, non funge. Ah, cazzarola, non fa. Vabbè. Mettiamo un po' dappertutto. Ok. Ora spawnate or dunque e cagate la vostra merda. Allora, non so quanto abbia registrato, ma praticamente posso. Ho ottenuto anche un'altra statua. E mi stanno ricaricando. È un po' una cagata. Un'altra statua! Un'altra statua! Muori, muori, schifo! Un'altra statua! Un'altra statua! Che culo! Cazzaro! Levati dal cazzo, schifo di merda! Oh, qua, ma. Angelo si chiamava, dovevo lasciarvi qui, non dovevo uccidervi. Oh, sì! Cazzo, sì! Un'altra statua. E poi guarda quanta monolith stone mi state dando. Buono, tanto voi non arrivate qua, vero? Spero. Così mi stanno dando energia, credo. Ma tutte? Sì, tutte. Vediamo quanto mi carica il Necronomicon. Interessante, me lo ricaricano anche abbastanza in fretta. Però io vorrei capire. Non mette energy per star qui. Vediamo se da funzia. Ah, ok. Perfetto. Quindi praticamente. Oh, very good. Quindi il coso, il ciccio puzzo, lo sta caricando. Very good. Quindi se io faccio così e metto questa statua qui, anche tu dovresti dargli l'energia. Ok, perfetto. Quindi si tratta tutto di un gioco di questo movimento qua. Cioè, nel senso, bisogna fare un giro strano con le statue e metterle in un modo un po' pazzesco, cioè un po' utile, diciamo. Allora, proviamo a mettere, no, questo pillar qui. No, così, così. E così. Vediamo se gli dai l'energia. Oh, very good. 1800. Buono, 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 buono. Quindi per proseguire. Porca miseria. Finalmente stiamo riuscendo a capire un po' il funzionamento di questa mod. Mamma mia. Ci serve il gateway key. La gateway key ci serve per forza di cose gli shard of oblivion. Quindi dobbiamo farne 4 di questi. Ora vediamo se riusciamo a farne. Se quello è un oggetto. Unico. Ok, perfetto. Ma tu ti puoi ricaricare in qualche modo? Spero di sì, perché sennò sarebbe un po' una merda. 4 pezzi di redstone e un Eye of Ender. Eye of Ender al centro. Perfetto. E vuole un sacrificio. Ok, ho capito che queste cose le devo fare lontano da casa, cioè perché non è possibile che questo mi tiri lampi ogni 3x2, quindi
devo cercare di evitare di farli il più possibile vicino a casa. Catturato, il resto ucciso. Oh, 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 che cazzo è questa merda? Aspetta, 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 non ucciderli, non ucciderli, non ucciderli. Sangue freddo, sangue freddo. Mob imprisonment tool. Non così tanto sangue freddo. Oh, oh, oh. Stiamo calmi, stiamo calmi. Non fatevi prendere dal panico, perché tanto adesso verrete catturati tutti. Ok ragazzi, dopo essermi preso un leggero infarto, perché praticamente cos'è successo? Io stavo sistemando le statue e tipo mettendo quella statua è spawnato uno di quei cosi schifosi all'improvviso al lì. Quindi me lo sono visto tipo all'improvviso, mi sono cagato addosso, cioè tipo proprio cagato addosso. Allora, quindi questa zona in realtà io la posso anche eliminare del tutto. Ok ragazzi, sono riuscito ad accumulare 5000 punti energetici, quindi andiamo a controllare la Abyssal Key, o come si chiama, no, la Gateway Key. Cosa volesse oltre a questo? Vuole, vabbè, il Shard of Oblivion, 4 di Redstone e un Eye of Ender, quindi dovremmo avere tutto. Shard of Oblivion, Redstone, 1, 2, 3, 4 e infine l'Eye of Ender. Ok, quindi dovremmo avere tutto adesso per poter fare la nostra chiavetta, diciamo, per andare negli altri portali. Quindi abbiamo detto, la Redstone va in questi slot qui. Ah, ho cambiato il blocco, diciamo, dell'altare. Anziché usare la cobblestone normale, ho usato la darkstone che ho ottenuto praticamente nella landcraft. Ok, dovremmo avere tutto. Ah, il sacrificio, no, 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 fermo. Ok, perfetto, ho visto un lampo, mi stavo cagando addosso, pensavo fosse dovuto al rituale, invece no. Allora, mettiamo lo spider, facciamo così. Ecco, io ho sbagliato. Ah, fanculo, dovevo... Allora, dovevo lasciare l'animale, iniziare il rituale e poi ucciderlo. Ma allora, quindi... Ok, dovrebbe essere giusto. Mi sta prendendo l'energia? Sì. Fermo, che è tutto legno, se no tu mi bruci. Anche io sono stato abbastanza stupido da utilizzare il legno. Comunque abbiamo l'Oblivion Catalyst. Oh, finalmente, perfetto. Oh, Gateway Key. Perfetto, perfetto. Dovrebbe esserci una quest. Praticamente per creare il portale mi sta dicendo semplicemente di cliccare col right click on the ground. Perché me lo fai 2x2? Ma sei una me. Cioè, io ho fatto tutte le cose belle, dispari, tutte belle. Ta, portale pari. E beh, ma vaffanculo. Ok, il volo sembrerebbe funzionare. Perfetto, lì ci sembrerebbe esserci un dungeon. Stiamo già iniziando male. Sì, sparita dalla mia vista, per favore. Grazie, molto gentile. Qua sono queste catene. Corallium cobblestone. Inizierei a prendere un po' di corallium cobblestone. E ovviamente dunk null. Via. Allora, vediamo un po'. Ora, io non so se effettivamente questi mob mi possano servire a cosa, però ti vorrei prendere. Io odio gli arcieri. Preso. Illusion Illager. Dipped Goal. Ok, perfetto. Vediamo cosa mi droppi. Corallium Plagued Flesh on a Bone. Anche gli Abyssal Zombie vengono con me. Abyssal Craft Skeleton. Ecco, muori. Oh! Che cosa? I blu, i cuori blu! I cuori blu! No, ma sei serio? E io l'ho catturato... che culo! Non lo sapevo! Mamma mia! C'è un po' di loot. Solo che... sono un po' pieno. Ma in effetti molte... molte cose manco mi servono. Cazzo è quello? Oh! Che cos'era quella cosa? Hello,
motherfucker. Spectral Dragon. No, 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 tutto ciò non mi piace. Via. Ah, vabbè, ma sei una merda. L'unica tua abilità è passare attraverso i muri. Ok, ragazzotti, abbiamo visitato, abbiamo iniziato a fare l'Abyssal Craft. Ci vuole parecchia roba ancora, c'è ancora parecchia cosa da fare nell'Abyssal Craft. Anzi, diciamo che l'abbiamo appena cominciata. Qua dobbiamo ottenere l'ultima statua del cazzo, quindi dovrò farli spawnare per forza. E poi potremo passare al Sacrificial Altar, che ho già fatto. L'Overworld Altar, Wasteland Altar, vabbè, tutte queste cose che comunque saranno facili da fare piano piano, le dovrò fare per forza di cose. Qua ci serve fare l'antimatter. Ok, non so che cosa cambi. Poi qui abbiamo la Staff of Rending. Staff of Rending che, se non sbaglio, ci sbloccava. No, forse stavo sbagliando. Sì, era questa la quest che volevo fare, ma dovevo fare prima questa, eccetera, eccetera. Comunque, per il momento è tutto, ragazzi. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima.